inedito, una storia speciale che inizia con tanti artisti ed arriva al Memo di Milano. Seguiteci. L'associazione Inedito è nata per creare spazi e visibilità a tanti artisti. Biagio Maimone, ideatore del format Inedito, Andrea Monteforte fa parte dell'associazione, anch'io. Ma che cos'è Inedito? Ma Inedito sta diventando pian piano un'idea, un qualcosa di importante per i giovani, perché è un punto innanzitutto di incontro e soprattutto di nuove esperienze musicali, ecco. C'è aggregazione, la gente segue questo fenomeno che è partito nei locali dove si respira l'aria di musica e termina in un locale prestigioso come il Memo, per poi ripartire. Ma questo è solo un punto di partenza, perché poi alla fine frequenteremo sicuramente altri locali in tutta Italia, prestigiosi come il Memo, e alla scoperta di nuovi talenti. Neri! Allora, Alessandro arriva da un contatto, ci hanno invitato a conoscere Alessandro e devo dire che l'ho invitato subito in radio perché mi ha detto: guarda, è una, scrive delle canzoni, è un chitarrista, adesso ci farà ascoltare un brano che è stato scritto da te, poi canti anche in inglese, quindi sei super internazionale. Qual è il titolo del brano? Allora, il brano si chiama Senza te. Tu arrivi da Milano? Sì, nato che, qui. Nato milanese doc, di generazioni? Sì, diciamo, sono milanese, nato a Milano, però i miei erano di giù, quindi sono, diciamo, mezzo e mezzo, un ibrido. E dopo l'intervista in radio ho scoperto che anche lui ama la musica. Per voi, Alessandro Cocco! Sto pensando tutto quel tempo che ho sprecato a chiedermi ma come, quando e perché. Ovunque io guardi, sei dentro tutto quello che c'è di più bello nel mondo. E non ci riesco a dirti, non sei più una cosa mia. Per quanto possa fingere, per me non sei mai andata via. Presto il tempo brucerà tutti i ricordi, questo dicono, ma com'è che chiudo gli occhi e già ti vedo? Di cosa parla questo brano? Della situazione lavorativa in Italia, che purtroppo è quella che è. E quindi lei, attraverso le rime, ci descrive questa situazione ironizzando, a modo di Hilde, Work in Progress. Grazie. La modifica che ho sentito dal lasciarti a bocca aperta, quella che parlava dice di essere un'esperta. Non so se qualcuno gli frega o ci creda, ma vi dico che in Italia non si cinque analfabeta. Intendo solo quelli che hanno 15 anni. Ragazzi, mettiamoci quei cazzo di panni. Come fa a venirti quella voglia di studiare, se poi non sai nemmeno se andrai a lavorare? Se per caso tu lo di trovare un lavoro, è perché degli agganci te l'hanno trovato loro. Dice bene lo salone, certa gente. Studiare qui in Italia non serve proprio niente. Siamo ormai famosi per la nostra situazione. Siamo tutti quanti in cassa integrazione. Chi ha deciso di continuare gli studi? Se parli della vita, spesso lo illudi. Inedito, volevamo sapere se tu canterai un brano o due brani. Canterò due brani. Il primo sarà questo inedito nato settimana scorsa. E poi, vabbè, una cover proprio perché mi piace tanto cantarla, quindi in più farò questa cosa. Di cosa parli adesso in questo primo brano? Cosa tratti? Il brano si intitola Ancora, è tutto da scoprire. Ancora, ancora, c'è una canzone famosissima. Allora, per ascoltare Ancora, Alice Sorio, Ancora. Grazie. Sì.
la volete ormai. Sola gli altri ballano, piace farmi male per ricordare la felicità cos'è. Sola anche prima di dormire, ma vedi fuori piove. Germania, dove? Sì, siamo stati in queste nazioni quest'anno, da febbraio a ieri. Siamo stati ieri a Londra, siamo chiuso ieri. È stata una bellissima esperienza, quando hai l'opportunità di poterti mettere un po' in gioco con altre culture, mentalità, è sempre una grande sfida, una sfida nuova. Quindi è bello. Tu hai un repertorio di canzoni che sono tantissime, però due in particolare ce le farai sentire. Il brano che ti ha consacrato, che dovrebbe essere? Nuovo giorno. Un nuovo giorno e poi l'ultimo brano dal titolo? In cerca di risposte. Angelo Maugeri. Fuori l'alba che mi aspetta e dentro un muro acceso. Immaginare un giorno che non c'è mai stato, immaginare un figlio che non ho mai avuto e ricordare un gesto che mi può servire quando con la testa arriva a non capire. Vorrei poter gridare a squarciagole, spingere le mie paure nei vortici di questo mare. Dammi un nuovo giorno per pensare che sia giusto andare avanti e non mollare, avanti e non mollare. Dammi un nuovo giorno. Avete capito, vero o no? È il mio accento brasiliano che noi non possiamo cambiare. Anche se sono a Milano da 30 anni, però brasiliana sono sempre, italiana di cuore. Allora, Angelo, complimenti, bello, complimenti. Pacchi, che bella serata. Tu e Biagio Maimoni siete due veramente grandi creatori, ideatori di questo inedito. Non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Ci ha proposto dei locali particolari e quindi inedito. Cosa puoi due paroline ce le puoi spendere? Su inedito? No, va bene, inedito è una cosa importante, lo dice anche la parola, è inedito. E tutte le cose inedite vanno ascoltate perché magari un domani saranno famose, ma voi avete l'occasione di sentirle per la prima volta, quando sono inedite appunto. E questo grazie alla volontà di persone come Pachi, come Biagio, come tutta questa organizzazione che da anni che ci crede e che porta avanti questo messaggio. Alvarez Castillo. Edu, io ti conosco, prego. So che tu questa sera presenterai un brano, perché oltre veramente sei un artista a 360 gradi. Diciamo quante cose hai fatto nella vita, hai lavorato poi con dei grandi personaggi, anche in Rai, con Alberto Castagna, con altri personaggi, ricordiamo. Però oggi la tua musica
e internazionale, cosa rappresenta? La mia musica internazionale, parlerò del mio ultimo album che si titola Furiosa di Amor. Io parlo della musica perché io penso che la musica, la poesia, il sentimento di ognuno di noi, e scrivere e comporre una musica è come fermare il tempo, come una fotografia. Insieme le parole invece. La canzone si chiama Il Sogno e la dedico a tutti voi. Periodo qua portino dei frutti positivi. Ma li porterà? Ah sì, penso di sì, comunque è importante crederci, e anche tutti i ragazzi che sono iscritti molto bravi, e questa è una cosa molto importante, comunque crederci sempre, e poi come va, no? Cosa devi fare? Se un artista è artista dentro, anche se non riesce alla fine, no? Suona in casa è comunque artista, giusto? Okay. Grandi esibizioni, e noi seguiremo le nuove scoperte ed anche i big di inedito. Potrai mai dimenticare
tutte le ragazze che partecipano questa sera alla finale di Stelle Emergenti e un saluto al patron Michele Lunella. Grazie. Buonasera, ci siamo, Stelle Emergenti, 11ª edizione. Io inizierei così, con un grande applauso a tutte queste meravigliose stelle. Iniziamo dalla prima categoria, una sfida su due partecipanti. Tu come partecipanti. Te la cavi nel ballo? Me la cavo... Malino. Accogliamo con un applauso i partecipanti della categoria ballo di Stella Emergenti. Perché qui tutto deve succedere in un attimo. Ultima categoria, categoria canto. Barbara, allora chi sono i tre? Ricordiamoli. Sono Jessica Alfi. Questa è Jessica, di rosso vestita, di Alto Di Benedetto e Edison. Marco. Eccoci al centro, i tre artisti. Io farei un applauso a tutte e tre perché sono veramente esplosivi questi ragazzi. Riuscire ad intercettare in un momento importante come questo del backstage Barbara Chiappini, che è madrina del Mondragone Festival 2015, ma anche la conduttrice di Stelle Emergenti come Step. Per me è un piacere, intanto essere sul palco di nuovo insieme a te. E poter condividere questa emozione, perché dietro le quinte si provano le emozioni vere.